Via Sallustio oggi è una via in movimento, tra palazzi che vengono abbattuti, tra palazzi che in futuro saranno ricostruiti, ci si augura nel più breve tempo possibile. E siamo a Via Sallustio e alle nostre spalle c'è proprio la demolizione di un palazzo costruito negli anni 70 che però raccoglie tanti ricordi, tanti aneddoti familiari da parte di chi ci è nato e cresciuto, un palazzo che ospitò anche la cassa del mezzogiorno e che ha ospitato tante famiglie. È in corso la demolizione e successivamente il palazzo verrà ricostruito. Noi siamo venuti a vedere anche per raccogliere storie, per raccogliere aneddoti. Luca, questo palazzo è il palazzo in cui sei nato, negli anni 60, è stato costruito da tuo papà. Sì, io, per me è una forte emozione perché io ancora non ero nato e mio padre ha costruito il palazzo. Lupim non c'era, quindi è stato costruito il palazzo e poi Lupim. Per me è una forte, ripeto, una forte emozione e mi auguro che Via Sallustio possa rinascere come tutto il centro. In un contesto di centro che sia maggiormente con i negozi, con le attività, con gli uffici e quindi che si possa rivedere un centro che sia dell'Aquila, insomma. Questa era una via importante, Luca, tu qui hai ricordi della famiglia, era una via che pullulava di attività commerciali, di vita, Ecco, a vederla così oggi fa male sicuramente. A vederla così mi piange terribilmente il cuore, perché il centro, ripeto, è rimasto almeno via Sallustio, è rimasta indietro di molto. Ritengo che se ci sarà uno sviluppo, eccetera, via Sallustio deve risorgere al più presto, perché è una parte del centro, quindi è una parte dove si va al corso, dove la gente c'è vita e quindi deve far parte della piazza. E quindi, è una via importante. È importante, credo. Qui c'è ancora la demolizione in corso, poi si toglieranno le macerie. Più o meno per ricostruire il palazzo, che tempistiche ci saranno? Allora, le tempistiche sono 3 anni, quindi si sarà il palazzo, però ecco, dobbiamo tenere il passo, anche gli altri palazzi dovranno tenere il passo dei 3 anni, eccetera, perché noi non possiamo 3 anni poi, se il palazzo che mi sta a fianco non viene rifatto, quello che sta sotto non viene demolito e rifatto, quindi la tempistica deve essere un po' in linea con i 3 anni, quindi mi auguro che fra cinque anni via Sallustio possa un attimino avere un altro aspetto più consono a via Sallustio.